Ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovissimo video di Brawl Stars. E oggi, come avrete letto dal titolo, vedremo l'evoluzione dei brawler dal 2017 al 2019. Perché, come tutti ben sapete, Brawl Stars è uscito già dal 2017, ma non in una versione ufficiale. E globalmente è uscito solamente verso la fine del 2018. E ha subito davvero un botto di cambiamenti e di evoluzioni nel gioco. Forse la più importante, e molti di voi se la ricorderanno, è il cambiamento dalla modalità di gioco in verticale, infatti prima si giocava così come su Clash Royale, a quella lì in orizzontale. Ma oggi non vedremo questo, ma vedremo appunto l'evoluzione dell'aspetto fisico dei brawler. E ce ne saranno delle belle, ragazzi. Alcune non le conoscevo neanche io, proprio perché non giocavo dal 2017. Quindi ragazzoli, io vi consiglio di lasciare un bel pollicione in su per un prossimo video di questo genere. E vi consiglio altamente di iscrivervi al canale abilitando la campanella, perché guardate qui sotto quanti box ci sono. Li apriremo tutti quanti tra pochissimi giorni, quando uscirà il nuovo brawler rosa. Quindi se attivate la campanella non vi perderete sicuramente il video. Intanto io metto di sottofondo alcune partite in Brawl TV e iniziamo a vedere appunto questi cambiamenti. Ho reperito 10 immagini di 10 brawler, quindi vedremo appunto questi 10 cambiamenti, e ce ne sarà uno extra che è avvenuto di recente. Partiamo dal primo, il brawler più conosciuto, e ha subito ben 3 variazioni, ovvero Shelly. Nel 2017 era davvero inguardabile, raga, c'aveva una faccia schiacciata in una maniera esagerata, capelli non messi proprio appostissimo e la saturazione davvero molto alta. Nel 2018, magari questa qui molti di voi se la ricorderanno, ha subito un cambiamento e si può dire che ci sta, cioè si merita di stare in un gioco come Brawl Stars. Anche io questa qui me la ricordo, ma nel 2019 ha subito il suo cambiamento proprio allo stato finale ed è diventata davvero carina. E si può notare che in nessuna di queste 3 evoluzioni ha gli stessi capelli, infatti i capelli sono sempre in maniera diversa. Quindi GG per la Supercell. Passiamo al secondo brawler, ovvero Nita, e nel 2017-2018 è rimasta uguale, anch'essa davvero bruttissima, cioè inguardabile, ragazzi. E dell'orsetto non ne parliamo proprio. E nel 2019 ha ricevuto il suo cambiamento anche per quanto riguarda la grafica dell'attacco, infatti prima era diversa. Anche l'orsetto ha ricevuto qualche cambiamento, è diventato più carino, e il colore del pelo dove sta la panza è cambiato. Quindi anche Nita, diciamo che adesso è diventata più guardabile. Passiamo al prossimo, io questa qui me la ricordo, raga, ovvero Colt. Nel 2018 è rimasto praticamente uguale al Colt del 2017, ma erano davvero inguardabili. Cioè gli zigomi tipo erano schiacciatissimi ed era bruttissimo, cioè ma proprio brutto brutto. Non dava appunto quel senso di 3D con la sua faccia. Ma nel 2019, raga, ha subito davvero un cambiamento straordinario. Infatti a livello di grafica secondo me è uno dei brawler migliori. Ed eccolo qui al suo stato finale attualmente nel 2019, davvero molto carino. Quindi anche qui GG per la Supercell, che ha fatto davvero un ottimo lavoro a livello di grafica e si sta migliorando sempre di più. Raga, il prossimo non so se siete pronti, ovvero Dynamike. Nel 2017 e nel 2018 è rimasto uguale, ma guardate che cambiamento ha ricevuto. Cioè prima era completamente diverso, con la barba grigia, degli occhiali rossi, non lo so, le granate erano celesti, e nel 2019 è diventato, diciamo, più family friendly, con una barbetta bianca, un signore così, il cappello con la luce che prima non ce l'aveva, e le bombette e il bombone dietro adesso sono diventati rossi. Anche questo qui ci sta come cambiamento, mi è piaciuto. Anche questa qui è stata un'evoluzione davvero pazzesca. Sto parlando di quella di Brock. 2017-2018 sempre uguale, ma a differenza del 2019 è cambiato davvero tantissimo. Il vestito è completamente diverso, anche l'espressione è diversa, cioè è proprio un'altra persona, proprio un altro brawler è diventato. Gli occhiali erano tipo un arancione, aveva il cappello, cosa che adesso non ha. E nel 2019 è diventato più un, tra virgolette, ragazzino, a differenza di quello di prima che sembrava un criminale. Ma adesso passiamo a Stecca. Molti di voi ovviamente se lo ricorderanno. Infatti prima era davvero una stecca,
E adesso è stato modificato, anche i suoi colpi sono stati modificati. È inutile che vi parlo di questo cambiamento perché già magari molti di voi giocano dal 2018 e quindi questo cambiamento se lo ricordano per forza. Anche se in italiano il suo nome ormai ha perso valore con il reskin, perché appunto non è più una stecca ma è diventato un brawler normale. Quindi magari gli dovrebbero cambiare nome. Passiamo al prossimo, io questa evoluzione me la ricordo, io c'ero, ovvero quella di Bull. Guardate il Bull del 2017, guardate quello del 2018, già c'è stata un'evoluzione drastica, ma poi il suo stato finale è avvenuto nel 2019, come ce lo ricordiamo adesso. Anche la sua arma è cambiata, i suoi vestiti sono rimasti pressoché uguale, ma adesso appunto è diventato più carino a livello grafico, più guardabile diciamo. Adesso si passa a Bombardino, anche lui è stato modificato, non ha subito chissà quali modifiche, però la cosa principale che è stata modificata a Bombardino è anche il suo attacco, proprio intendo la grafica quando va a lanciare le bottigliette. Si passa al prossimo, anche a questo brawler ci tengo davvero tanto, e insieme a Colt anche lui a livello grafico è uno dei più belli, cioè uno di quelli proprio fatti bene. Vediamo Pocho nel 2017, Pocho nel 2018 e infine Pocho nel 2019, al punto al suo stato finale come ce lo ricordiamo adesso. 2017 raga davvero inguardabile, nel 2018 gli è stata cambiata la chitarra, la faccia un pochettino è stata modificata, ma soprattutto l'espressione. E poi nel 2019 è diventato praticamente un pupazzetto. E infine, ma che non è fine perché dopo vi parlerò del brawler extra, abbiamo Mortis. 2017 e 2018 era uguale, non è stato modificato, ma era davvero inguardabile. Cioè Mortis era davvero brutto, ma proprio brutto, non che ora sia bello. E nel 2019 appunto ha subito questa modifica, ma secondo me vedremo un reskin anche da parte di Mortis. E sicuramente un altro reskin che ci sarà a breve nel gioco è quello di El Primo, perché la sua grafica è adatta al vecchio Brawl Stars, non al nuovo. E visto che ci stanno tutti questi, visto che stanno facendo tutti questi reskin, sicuramente tra pochissimo vedremo anche quello di El Primo, perché è davvero inguardabile a livello di grafica. E infine, extra, vediamo il reskin di Bo che è uscito appunto nell'ultimo aggiornamento qualche giorno fa. Infatti questo qui è Bo vecchio diciamo, e questo qui è il Bo nuovo. Fatemi sapere nella sezione community se vi è piaciuto il reskin di Bo, per me ci può stare. Ok ragazzoli, eccoci qui sul mio profilo di Brawl Stars, vi faccio vedere qualche piccola novità. Mi trova 5047 trofei e ho aperto la mega cassa dei 5000 trofei in diretta, quindi passate sul canale e andatevela a vedere, anche se piccolo spoiler, non ho trovato niente. È uscita la nuova skin Penny Pasqualina, ci prendiamo se 10 gemme, mamma mia si è proprio sprecato Brawl Stars. E c'è l'evento Robo Assalto, io vi consiglio di utilizzare tutti i vostri tickets in questo evento. E a questo punto ci andiamo a fare una bella partita in sopravvivenza con Colt. Ok, si parte ognuno per sé, ma neanche così tanto, perché ormai nelle sopravvivenze si fa soltanto teaming. Anche se la Supercell diciamo sta provvedendo a fare qualcosa. Carissimo, tu vuoi farmi fuori, io lo so, quindi mi conviene andarmene. Ci sono anche i robottoni in questa modalità, dobbiamo stare attenti. Signor Spike, buongiorno, lei sta provando ad attaccarmi ma con scarsi risultati, e le sta venendo anche il robot addosso, quindi io me ne scappo, arrivederci. Di là c'è un barrel, quindi dobbiamo stare attenti perché anche la super. Però volendo possiamo dare fastidio a Spike con il robottone, a meno che non è stato già ucciso. Eccolo qui Spike. Ed eccolo qui, adesso va su Dynamite, quindi io me ne scappo, mi prendo solamente il power up. E a questo punto proviamo a dare fastidio anche a Dynamite, visto che siamo ancora 9 brawler. Conviene fuggire, conviene davvero fuggire, perché Dynamite con 5 power up può far male. Peccato quel piccolo power up che si trova di là. Raga, io quel barrel non lo vedo tanto per la quale, sono sincero. Ho paura di barrel. Ok, siamo in 6, quindi il rischio coppe non c'è più. Io provo a dare fastidio a quel barrel. Te ne devi andare. Buongiorno signor Colt. Buongiorno. Oh, per fortuna che se n'è andato il robottone su barrel. Ok, vediamo cosa riusciamo a fare raga.
Vediamo cosa riusciamo a fare. Di là c'è Dynamite, che ci può dare fastidio. Andiamo con una super. Lo colpiamo e lo facciamo fuori. GG per Dynamite. Scontro finale, raga. Abbiamo 6 power up. Forse c'è il robottone. No, non c'è il robottone. Possiamo aspettare che spawni. No, aspetta, aspetta, che c'ha la su. No, raga, ho sbagliato con la super. Però secondo posto va bene, perché ci portiamo a casa 6 trofei. Quindi ragazzoli, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel pollicione in su per altri video di questo genere. Quindi si può aprire proprio una rubrica dei cambiamenti che sono stati effettuati su Brawl Stars, perché ce ne sono davvero tanti. Magari possiamo vedere anche i box, proprio il cambiamento dei box, perché prima c'erano anche altri box. Raga, non vi voglio spoilerare ancora niente. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, abilitate la campanella, perché tra pochissimo uscirà il nuovo Brawler Rosa. Faremo un mega box opening, ve lo dico già, con penitenze. Ed è una penitenza bruttissima, ce l'ho in mente già da un paio di settimane. Ma appunto è uscita la notizia del nuovo Brawler e sto aspettando proprio Rosa. E qui da Gatosan è tutto, e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao!